Amici della Brother Italian Gaming, bentornati nel terzo episodio con lo stato, stai fermo, con lo stato apostolico del Sud Italia, a comando Padre Pio, lui, colui che ha la Pio Vision, un comodo abbonamento che potete pagare una sola soluzione, colui che tutto può, tutto vede e soprattutto tutto tocca. E andiamo a salutare i ministri che insieme al devoto di Pietralcina stanno gestendo malamente questa guerra contro il falso papa delle SS. E partiamo subito dal dottor Flack. Buonasera. Come Buonasera. Bene, andiamo? bene. Sempre con le sue guardie Verrà, pugliesi sì, dietro. verrà istituito, sì, la Sacra Guardia di Foggia, un ordine sacro. Molto sacro, molto bene. Andiamo a Molto salutare il signor potente. Attila. Buonasera, signor Attila. Come Buonasera, buonasera, padre. procediamo? Bene, i miei paragonisti già sono partiti rispetto all'esercito. Non abbiamo paura di nulla. Di nulla e di nessuno. Molto bene. Andiamo a salutare un uomo che ha già messo la marina davanti a Roma, il signor Bernizzi. Buonasera. Buonasera, stiamo bombardando il Vaticano. Ah, questo è male. Sempre Questo è criminale di male, guerra, questo è comunque. male, verrà processato per questo. E ultimo, ma non certo per meriti, il signor Backfield, buonasera. Buonasera a tutti Si quanti, fa sempre bentrovati. riconoscere lei comunque. Proprio lui, mannaggia la troia. Lo stile non si fa fatica a perdere, cioè si fa fatica a perderlo. Certo. Ne siamo molto coscienti. Signori, ma andiamo a salutare anche i fini economisti che si stanno godendo questa puntata di Padre Pio in anteprima, partendo dal dottor Philip, il signor Algo, il signor Grazie, grazie. Alex, il signor Bonni, il signor Cipuzzi, il dottor Gianmarco, il dottor Junk, Imperator Ryuko, il dottor Nicola, il signor Piero Russi, il signor Samu, il dottor Beri, il signor Michele 94, il dottor Cosimo, il dottor Sirto e il dottor Gabri, buonasera, fini economisti. Spero che vi vada tutto bene e soprattutto che vi stia piacendo questa gloriosa serie con il Pio. Allora, signor Flack, mi dica quali sono, da Pietralcina arrivano dei dispacci. Chiedono come si vuole prendere Roma. Sparando. Boh, qua il piano non è stato fatto da me, quindi non so se posso parlare, perché qua tanto fate tutto quello che volete. Come fate tutto quello che volete? Guardi che Eh sì, fortunatamente è tutto registrato. Nello scorso episodio le abbiamo detto: si va a Roma, lei vada, è già in ritardo. Ma Mai, come? mai stato. Ma signor Flack, lei è pronto a invadere qualcuno? Che domanda idiota, certo, Lei è un muoviti. coglione. Meno male che esce, guarda, meno male che c'è tutto registrato. Meno male, meno Esatto, male. mi raccomando nei commenti tornate nel video precedente, scrivete Alchi il scemo. Alchi scemo un cazzo, Alchi scemo un cazzo. Scrivete Flack berbero burino buzzicone. Poi vediamo. No, come si permette? Al ministro della guerra. Infatti, io do le dimissioni, Non basta. può, non può. No, no. Si è armata da Non sola. può. Vado in un eremo in cima a una montagna e Non può, sto signori, non vivendo in può, boschi signori. iracheni. Abbiamo dichiarato guerra al Papa nazista, eccolo qua. Ma tra l'altro, il Madonna. primo ministro dello Stato papale, ma chi cazzo è? Un vivere, un mondano, Ludovico Spada Veralli Potenziani. Ma chi cazzo è sta gente? C'ha la fresca Ma questo, questo vado c'ha la avanti per i fresca, ma mesi. guarda, quello scialle, il cilindro, questo va a sbocciare forte tutte le sere. Va Mi bene. comprerò anch'io un Ma jeep. partiamo, giochiamo a briscola, non ho capito che cosa Signori, è è successo. tempo di guerra, è tempo di Padre Pio a Roma, è Andiamo! tempo di partire. Procediamo. Stiamo comprando cose dalla Persia? Tappeti. Era così necessario? Questo Tappeti. è l'esito delle sue politiche. Signori, si avanza ad Anzio. Si avanza ad Anzio. Senza ansia però, eh? Tanto in Cina si menano. Vabbè, lasciate eliminare in Cina, non è proprio. Si avanza ad Anzio, signori, con grande giubilo. La prima divisione è Foggia Sacra in testa alle truppe. Presanzio. Anzio è presa. Anzio è presa con un grande, possiamo dirlo, un grande contributo dei paracadutisti. Sì. Siamo Siamo noi. fatti. Ma come si permette? Vengo lì a muoto, gli buco tutto. Attenzione, paracadutisti in ritirata. Attenzione. Non è vero.
Ma non è vero, allora, ma perché l'hai buttato di dietro? L'ho spostato tu, ma l'ho visti, l'ho visti. No, si sono ritirati. Bravo, bellissimo. Marines, niente, dopo questa nuova asse Flak. No, guarda che pallone. Ci fossero stati degli Alpini o dei Marines, non sarebbe successo. Signor Attila, no, io sono oltraggiato. Veramente, cioè, è stato sostituito da Vernizzi. Basta, adesso gli cago in testa. Dall'altro poi. Che schifo. Dove stanno però, i kamikaze? E non è che ho fatto le antiaeree. Basta, vengo... Madonna, si buco le corna. Se sono tosti, mamma mia, quanti cazzo sono sti papisti? Vabbè, stanno a Roma, c'hanno pure i forti, Posso bombardare più forte Roma? Sì, bombardi più forte. Fallo. Dopo aggiustiamo tutto. Bene, bene, sul centro storico, proprio centro città. Bene. Distruggi, puoi distruggere i forti? No. Ah, l'Italia ha vinto. Quale Italia ha vinto la World Cup? Ce ne sono 7 d'Italia. Quale Italia? Noi. Padre Pio. Noi. Ha corso più veloce. Proprio lui. Il triathlon ha camminato sull'acqua diretto. Proprio. Un cazzo. A me mi fa morire che abbiamo Jeremy Clarkson che sta facendo da spia nel Vaticano. Anyway, è una cosa che mi fa morire. Vabbè, signor Flack, stiamo salotto. Puntando a fargli finire le risorse a sti disperati. Cioè. Qua tattica della prima guerra mondiale per colpa della vostra inettitudine. Quale inettitudine? Signor Vernizzi, occhio perché ci abbiamo i convogli. Come vuoi? No, come vuoi? Che vuoi? Se va qua ci dice che ho nuove. Ma perché li stiamo usando? Nuove fabbriche militari, signori, nuove fabbriche militari. Facciamo pure un po' di civili, va. Facciamo pure un po' di civili. Allora, fammi dire, no. Ma in modo civile, possibilmente. Perché hai rifornito questo? Che gli sta mandando roba? È embargato quello. Non abbiamo più petrolio. Com'è possibile? Eh sì. 22 giorni, dobbiamo alzare i prezzi alle pompe di benzina. C'è un posto che non servono i convogli? No, tutti i convogli servono. Cioè abbiamo i convogli, zero di convogli. Siamo una penisola e abbiamo solo la parte sud. Zero di convogli. Dai che non ce la fanno più, dai che sono scarichi, dai. Guarda il dottor Messe, santo subito dottor Messe. Stanno cedendo, non ce la fanno più. La seconda spedizione del nord. Mamma mia, sono tornate gialli. No, dai, signor Vernizzi. Cioè, Valerio Iuno Borghese ci ha affondato i sommergibili del Papa. Ci hanno affondato due convogli al largo della Turchia. Io sono sommergibili. Sono sconvolto. Primo, perché il Papa ha i sommergibili? Secondo, perché il principe borghese guida i sommergibili del Papa? Terzo, Vernizzi si vergogni. Sono troppe domande e la terza non me la merito. Sì, se la merita tutta. No. Guarda, è uscito pure il dockyard. Sto costruendo convogli. Cioè, io non ho petrolio, con cosa devo fare queste cose, scusami? Non lo so, se le inventi. Non lo so, non le inventi. Niente, abbiamo perso l'iniziativa. Riattacchi, signor Flack, riattacchi. Okay, aspetti, la riguadagniamo. Non muovete le truppe a cazzo. E chi le sta muovendo? Io non lo sto toccando, sono i suoi colleghi, i malandrini. 13 divisi, 13 sottomarini ci sono per il malone. C'ha 94 giorni di petrolio, signor Vernizzi. L'Italia nella seconda guerra mondiale con molto meno ha fatto molto di più. 12. Quando la gestisco 11. Io. E intanto Pechino è andata. Perché sono ancora carichi di roba questi? Com'è possibile? Hanno un'organizzazione che fa schifo, però... Hanno solo fucili.
Oh, il simbolo del progresso. Sotto Pio si fanno progressi. È un grande Pio. È un ottimo Pio. Non vedo l'ora. Niente, fare... come tornano indietro, vengono riforniti, tornano di nuovo al fronte. Non faccio nemmeno esperienza aerea, non posso manco fare cazzo, perché però... Ma si prenda, no. Si prenda il... Quale advisor che non ci hai fatto prendere? Abbiamo finito il petrolio. State buoni, ho già risolto. Ha fatto i nucleari. Li ha fatti andare all'esame. Ha detto, già fatto il risotto, ha detto. Oh. È una guerra infinita. Guerra di trincea a Roma, si combatte quartiere per quartiere. Tocca far così. Quindi vince chi logora più tardi, si logora. Vabbè, che facciamo l'attacco a lui a questo punto. No, ma tanto attacca con una, cioè... Furbo. Manco il gusto. Super perché rifornitissimo. Super rifornito proprio. Sì. Da, comunque da noi aver sempre ragione a questi che vogliono dire guerra dei... Ma signor Flack, lei è pronta a invadere qualcuno? Che domanda idiota, certo. Muoviti. Coglione. Mamma mia, meno male che è tutto registrato. Meno male che è tutto registrato. E tanto non ce la facciamo, non si preoccupa. Certo ce la facciamo, ma devi far piangina, lo sai com'è lui, è così. Sì. No! Il power che avevamo è perso. Ci hanno preso... No, ci hanno preso core. Ma il manpower non è un problema. No. Tutto il mondo è manpower. Chi ci hanno preso? Giovanni solo ci hanno preso. No! Ian solo, sì. Sì. È rimasto solo adesso. Aiuto. Giovanni solo ci hanno preso. Molto bene, signor Flack, risolva questa guerra. Ecco. Addirittura. Bello, lo sbarco. Andrà benissimo. Andrà benissimo, fidati. Lo sbarco. Sì, sì, lo vedo proprio... Da qua, con due divisioni in un porto di presidiato di posso dirle che però c'è il signor Pietro Ago che c'ha un gran bel baffo, mi fido. Beh, non è stato nominato. Allora io l'ho scelto per il baffo. Abbiamo perso 29.000 uomini contro 12.000, Ma sì, ma poca roba, va bene, va bene, va bene, la santità può questo e oltre. Erano tutti volontari, ricordiamo. Esatto, tutti volontari, non vi preoccupate. Non vi preoccupate. Magari presi anche dalla nobiltà, no? Come si diceva una volta da quelle parti lì. No, aspetta, il bacio ha le bombine. Aspetta, faccio il basso. Oh, non stiamo riuscendo a risolvere la questione del petrolio. Lo importi? Che cazzo di... non c'è... Sti pasti. Perché stiamo così? 36 su 56 di convogli. Hanno attaccato con tutti? No, perché hanno smesso? Ma perché sta facendo lo sbarco sto maialone. Che vuoi? Ma l'ha dato il maialone. 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 Anche con una certa intimità te l'ha detto. Never alone. Dai, sono vuoti sti papisti, non c'hanno più niente da dare. Perché che ti dà le informazioni in terra? Tra l'altro posso dire che il mettere la skin dei bersaglieri ai papisti non benissimo. Chi è che ha usato anche i punti politici? No, punti... chi ha usato i punti politici? Li sto tenendo per il signor Attila. No, vabbè, ho trovato il ba. L'ha usati lei, ma è disonesto. Chi? Tu. Attila. Che ho fatto io? No, io non ho usato un cazzo. No, stai facendo il force d'attacco di parodisti. Che sono crepati, infatti. Guarda lì. No. Ci sono crepati, No! Che brutte persone. Avete fatto crepare i paracadutisti? Sono morti. Certo, gli ha fatto fare Special Force, erano le morte. Cioè, li ha mandati così all'assalto di Roma, si sono buttati sulle mura aureliane così. Ci ha messo che è in malattia, adesso gli mando la visita fiscale. 43 giorni, la madonna. Beh, no, mandagli il medico a controllare.
assolutamente no, no. C'è qualcosa che non va, bisogna. Intanto Pio sta facendo grandi riforme industriali, militari. Racconti quello, fischiamo un po' la vostra nabbagine. Ma si caghi addosso che adesso facciamo pure industrial development effort, che diventiamo una grande e basta, solo quello. Esatto. Riusciremo a fare un cas qua, porca troia. Facciamo un cas proprio. Sto cas. C'è 0,06 al giorno di esperienza? Hanno appena bunkerato Roma, ho visto un bunker nascere. Ah, lui. Signor Flack, lei che cosa vuole fare? Oddio, sono arrivati a 4 di bunker, stanno aumentando i bunker. Sì, sì, defensive stance o take to fight to them? Allora, abbiamo i focus dell'esercito. Vuole fare il Messe Reform Plan o vuole andare the Army of Sicily? Se li guardi, mi dica. The Army of Sicily. I focus a sinistra. Il ti dice lo fai dopo. Sì, però è... Sì, ma vuole andare su la parte sinistra, quindi l'automotive industry, planning grand offensive, armored trust, oppure vuole andare su defensive stance che ci dà artillery, batteries. No, si attacca. Si attacca molto bene. Ma di che sta parlando questo, signor Flock? Ma sì. Tu dici di sì ai matti. Ma andate a cagare tutti quanti, tutti i ciarlatani buffoni. Allora, lo usi sto advisor qua, signor Attila? Ma io? Ce l'ho, l'ho fatto già, non c'è bisogno. Allora lo uso io. Lo usi lei, vadi, smetta l'attacco. Usi almeno. Oh, Brexit. No, sto arrangiando con un altro aereo, quindi... Per aereo intende catapulte. Sì. Fa tipo gli indiani che si lanciano con le palme. Al momento abbiamo solo un caso film. Vabbè, uno fa danni, eh. Vabbè, arriva lì da solo. Un eroe, il pilota è un eroe nazionale. Signor Flack, mi risolva questa guerra. Sbarchi, faccia cose. Incredibile, eh. Non è ancora giunto il momento. Non è questo il giorno. Ma come non è questo il giorno? Appena guarisce il signor Messe. Ha ancora in malattia. Oh. E butta 4, vedi come si riprende. Mi ha tagliato le gomme del medico che gli fa i certificati. Oh, questo è grave. 14 giorni. Dai, è inaccettabile questa cosa. Ma farli avanzare e poi sacchettarli no? È no, rischioso? Sì, perché è montagna. Gli diamo punti di difesa... Fuori dalla grazia di Patrizio. Sì, è vero, tutto montagna. Vabbè, tanto stanno attaccando un po' in due. Attaccano in due. Come stanno la Guglielmo II, la Roberto Giuscardo, la Ruggero, la Tancredi, stanno bombardando Roma. È arrivato il momento di intensificare i bombardamenti sulla popolazione. Ah sì? Bene. Non su Roma, sui nemici, sulla popolazione. La popolazione. No, l'unico cazzo che c'era è morto. La popolazione. No, come è morto? Come è fatto a morire? È crepato. Si è rotto il motore, è arrivato. Vai, rientro in servizio, signor. Le mortacci, no. Tua, ha rubato i soldi delle... Si attacca, cattivi. Guarda, c'è un aereo bellissimo. Si attacca, cattivi. Vediamo il malefico piano del signor Flack come va a fallire miseramente. Perché si scema? Attenzione, stiamo avendo la meglio. Tra l'altro contro il Feldmarschall Robert Nulzitdegen. Svizzero per davvero. Vai, Giuseppe Izzo, faccevo là. Regalaci questa grande vittoria, Giuseppone. È partito. Izzone è partito.
sbarco peggiore della storia. 37. Te l'ho detto. Ah, speravo fosse più alto, ma per pinnare gli altri, mica per fare lo sbarco. Cioè, per bloccarli e non farli ritornare. Sì. Gli ottomani, attenzione. Attenzione, guerra. Guerra. Partito pure la musicona qua. Mamma mia, anche guarda nei Balcani. Ottomani dichiara guerra a tutto. Tutto, Balcani, botte da orbi qua, signori. Botte da orbi, signori, signor Flack, veramente. Brutta storia. Veramente. Che cioè, questa presa di Roma è imbarazzante. Parto. Dai, facciamo le ricerche che servono invece che le cagate a caso. Ma è sempre colpa degli altri, ma come funziona? Esatto. Sì, a sto giro sì. Sì, a sto giro sì. Intanto Yemen lo salviamo. Ma che cazzo? Oddio, gli Stati Uniti di Russia sono diventati. Che spammata di musica. Oddio, ma che cazzo è arrivato? Maria, c'è. C'è Maria in Russia, c'è. Oh madonna, c'è Maria Spiridrova. Ma io l'avevo passata sta musica. Io c'ho dei russi in cuffia che stanno urlando come dei pazzi. Incazzati, bro. Non sei solo. Madonna mia. Ah, un'altra, la corazzata Potemkin, no, la corazzata Potemkin è una cagata pazzesca. Adesso riusciamo a fare 0,1 di danni, signor Flack. Regno di Francia contro l'inglese. La Francia contro gli inglesi? No, il regno di Francia, non la Francia. Signor Flack, aumenti l'artiglieria nelle divisioni. Dai. No, no, no. Torna indietro. Non darglielo lo spazio così. Ma è l'unica, signor Verni, è l'unica. Loro devono perdere solo Roma. Dobbiamo sfoltire. Dobbiamo sfoltire l'esercito là a Roma. Interessante, la Russia socialista che è alleata con l'inglese e il francese comune. Perché i francesi e gli inglesi sono comunisti, siamo circondati da comunisti. Siamo circondati da comunisti, ma Pio avrà... Non gliene frega un cazzo della montagna. Forse vuol lasciarli anche, un posto in più per insaccarli, No. Però vedo che hanno perso una divisione, da 7 che erano fissi e sono 6. Sì, certo, sono spostati. Sono qua. Ah, eccole, non l'ho viste. Me l'ho perse quelle là. Come hanno fatto ad andare là sopra? Perché altro non vanno qua? Perché non vanno anche qua? Andate anche qua. Non se la sentono calda. Jorg è diventato ancora più potente. Chi è Jorg? Oh, madonna. Il Templare. Madonna mia. Madonna mia, qua sono botte ultranazionalisti, forze armate ultranazionaliste, ma che dà, che bonus illegali gli dà? Ho detto io che dovevamo fare la serie con l'Austro-Ungheria. Ok, vediamo le manovre del dottor Flack. Sta attento. Le manovre del dottor Flack 64. Le manovre del dottor Flack stanno facendo cacare. Manovre del dottor Flack. Aspetta, che faccio come fa Vernizzi, metto lì con le barche a fare esattamente il meno 16% di difesa. Ne ha solo 260. Grazie, Vernizzi. Tu contributo nelle partite. È sempre essenziale. Pensa che differenza ti sto facendo. Zero. Zero. L'agonia di Roma, questa non è una battaglia di Roma, è l'agonia di Roma sta diventando. Mette il punticino alle artiglierie, almeno fai più danni. Quello è il punticino. La ricerca lì. Zio, ti ricordo che questi qua sono trincerati
difendono il loro territorio e hanno un generale skillato. In più sono il 25% più di skill per l'esperienza. Sì, ma a me cosa me ne frega per iniziare? Te ne frega perché te fai cacare. No, perché non si bisognava attaccarli adesso, invece è stato attaccato così a comando. Penso abbiamo un cadorna qua tra noi. E tu comandi le truppe. Tu cazzo. Cazzo. Ma che ogni tanto barlume, c'è un barlume di dai, verde. dai che si avanza, dai sì, che ma si avanza. Forza, no, non ce la fai attaccare. Dai che si avanza. L'assedio di Roma, l'agonia romana. Poi serve solo questa cosa, capito? Serve solo. Se dai tempo i cast che aumentano, vedi come diciamo. Poi vedere le divisioni, ci ha messa l'artiglieria sto matto. Adesso stiamo ricercando quelle cose. Ci ho messo gli elefanti di Vernizzi. Questa è una bella cosa. No, perché siamo scesi a rosso? Dai, continua ad aumentare, pezzo de fango. Bisognerebbe pinnare questo, come fai? Sì, ma lo sbarco è duro. Lo sbarco è duro. Parà, non possiamo andarli per pinnarli? Durano 5 minuti. Ma ci servono solo quel frangente. Eccole, sono qua. Non ci sono più i parali, hanno usati male. Vabbè, ma crepano a prescindere da sopra appena li porto. Ma infatti i parà sono mica. Continuiamo incessantemente l'assedio di Roma. The Fall of New Orleans, andiamo a vedere che cazzo succede qua. Ci stanno picchiando forti. Neanche così. Stavo un bel cannone ferroviario invece di tutta la marina di Vernizzi. Non sono nemmeno attaccato niente per la marina. Piano piano ce la facciamo, calmi che ce la facciamo. Io lo prendo a capocciate sul naso questo. Noi ci vediamo. Vabbè, da una parte c'ha ragione di Vernizzi, però dobbiamo stare. Lei ha ricercato i paracadutisti, signor Attila. Ce l'ha anche con lei. Allora, pensavo che fosse più potenti, sinceramente. Oh, fa cacare. Stiamo giocando Earth of Iron. Ci sono tre cose che si possono fare bene su sto gioco. Tutto il resto è copertina. Dai, abbiate fede. Su, che voglio essere incoronato Papa. Su. No, incoronato? Voglio essere incoronato Papa. Incoronato dal Papa. Esatto. Dai. Mettiamo in produzione la nuova artiglieria, che è più bella. Adesso dovrebbe fare più male, però, Sì, ma non è che... è che cambiano subito i bonus. Adesso dovrebbe fare più male. Abbiamo una produzione di CDE, perché siamo ancora in civilian economy, facciamo cacare. C'è una marea di punti. Preparatevi. Perché l'EPU è troppo buono, non vuole togliere i viveri alla popolazione. Però, signor Flack, la vedo da un punto di vista, cioè abbiamo già delle truppe che sono illegali, cioè sono ultra veterane. Complimenti. Dai! Vadi a 5. Dai! Eccoli, me lo sento. Sì, poi mi fa ridere. Approfitto per lo sbarco per Nizzi come si vuole. Metti lo sbarco per Nizzi, cagati addosso. Prendigli la marina del Papa, che così impara come una marina decente. Le barche sante. Là! Finalmente! Iamo fatta! Finalmente iamo fatta. A quale prezzo? Vabbè, dai, neanche troppo, posso dirlo. Vabbè, neanche diventa troppo. Padre più Papa. Neanche troppo. Neanche troppo. Per Roma questo ed altro, signor Flack. Per Roma questo ed altro. Fosse stato più competente, avremmo perso meno uomini. Ma quale? Quale competenza? Di che sta parlando? Parlando di quello scioccola. No, lo scioccola. Vai a tirare qualche cannone ai pirati. Fermi. Andiamo in early mobilization. Early mobilization, State poni. State poni. Quattro fanno difesa attacca il Portogallo. A noi ce ne frega niente.
Noi adesso... che ci arrabbiamo qua. Noi adesso dobbiamo andare di Messe Reform, Advanced Plan, Alpha Expansion Effort, The Army of Sicily, mamma mia, The Army of Trinacria, quanto amore, quanto amore. Intanto possiamo essere eletti papa? No, dobbiamo ancora, per essere eletti papa, signori, dobbiamo ancora distruggere i socialisti ed avere anche il Piemonte. Hai detto niente, ottimo. La vedo proprio dura questa. Signori, Padre Pio può fare queste d'altro. Oh, ma che... I socialisti sono solo alleati con inglesi e francesi. Ma il Templare ha dichiarato guerra ai suoi alleati, il Templare. Sì? Sì. È vero, sì. Prima. Sta truffando? Sa che ne busca, sto giro. Non lo so. Sarebbe il caso. Attenzione, ha dichiarato guerra all'Ungheria. Che non c'è manco più il re. Eh no, non c'è più quello lì con 30 kg in testa. Eh no. È vero. Signor Plack, obiettivo adesso è guerra contro la Francia, l'Italia e l'Inghilterra. È pronto? Un pazzo. È pronto? Si fa, Beh, guarda, però possiamo anche dichiarare guerra all'Italia, questa qua, la Repubblica of Italy, questa qua sopra. Ah, quella che è in fazione con tutti gli altri? No, non è in fazione, è da sola. Ah, quella con... Ah, il Trivento, ma... Sì, la Republic of Italy. Tra l'altro Fiume è indipendente. Che romantico. Ma c'è Miklos Horthy a Fiume. Ma perché? Riusciamo a sbarcare, non credo però. Beh, sì, oh, dai, questi non dovrebbero avere niente, oh. Ma non scherziamo. Con Vernizzi non so. Ma in realtà c'hanno tra i 7 e 62 divisioni. Quindi... Ma dove? Come fanno? Milano è poco di gente, tutti i milanesi imbruttiti. Gente che puoi mandare i volontari in Ungheria, gli aeroplani in realtà. E perché dovrei aiutare l'Ungheria? Contro il Templare. Ok, mi ha convinto. Ma il Templare al momento potrebbe essere l'unico nostro alleato decente. Se io lo terrei lì, cioè. Ma come pirate activity? Ma fanno pure i pirati? Ma che cazzo, cioè, che so, la cosa più bella del mondo, questi qua? Templari pirati? Non lo so, che cosa vogliamo mettere? Qualcosa di più affascinante? Adesso metti il cavallo. Cioè, che cazzo, c'è qualcosa di più bello? Che ne so, regalano anche caramelle gommose? Perché non possiamo aiutare gli ungheresi, scusi? Perché forse i templari super fighi pirati sono degli alleati interessanti, visto che dobbiamo picchiare inglesi e francesi. No, sono senza cibo. Esatto. Chi è che è senza cibo? I pirati. I pirati sono senza cibo? Sì. No. No, io non approvo questa cosa. Sappiate che Pio non approva questa cosa che state facendo contro i pirati. Rimanere senza cibo e non è il futuro. Pio non approvava per un cazzo questa cosa che state facendo contro i pirati templari. Ma sono ariani, però, non sono. Vabbè, non sono cazzo. Padre Pio. Cosa è successo? Hanno lasciato perdere. Sì, ma mancava un niente, imbecille. Sono ricordati che gli servivano. Molto bene, molto bene. Che fatto? Adesso useremo questo periodo per migliorare la nostra economia. Signori, per questa puntata con la Messere for Plan è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata di Padre Pio. Un'intera puntata per la presa di Roma, ma ne è valsa la pena, signori. Adesso sarà guerra contro le due Italie, perché ne può esistere soltanto una, e sarà quella della Pio Vision. Alla prossima, ciao a tutti. Ciao.